Il 15 notte, alle 2 di notte circa, è morto il collega Le Fosse, un collega di KSM, in circostanze ancora da chiarire. E eravamo già stati in prefettura a marzo, dopo la morte del collega di Napoli, per chiedere l'intervento della prefettura e della questura per dare la possibilità agli operatori guardie giurate di avere le pattuglie con due unità. E a seguito di quell'incontro, la questura di Napoli, a giugno, ha emanato una circolare dove da giugno proprio le guardie giurate escono minimo due unità per pattuglia. A seguito di questa mancanza del collega Le Fosse siamo tornati con forza a chiedere questo intervento della prefettura, cioè a che effettivamente anche a Palermo, visto che attualmente la circolare ministeriale decreta che le pattuglie vanno fatte da sole, ma le questure hanno l'autonomia, così come l'ha fatto Napoli, di decidere sulla sicurezza in base alla criminalità sul territorio. Abbiamo chiesto alla prefettura di intervenire su questo e di cercare anche a Palermo di mettere la seconda unità. La risposta è che la prefettura di Palermo si impegnerà con la questura per vedere se anche Palermo può intervenire su questo, ma intanto ci ha garantito che quantomeno interverranno su quelli che sono la sicurezza passiva, quindi uomo a terra, che viene, diciamo, dà la possibilità alla centrale operativa di sapere se una persona in quel momento è attiva o meno, e altri controlli come GPS e altro. Agri ha condotto uno studio, una statistica, dove negli ultimi anni si sono seguite aggressioni alle guardie giurate, suicidi e aggressioni che hanno portato alla morte di molti colleghi. Questa è un'escalation degli ultimi anni. Questo sta a notare che si è dequalificato un settore che ha puntato più sull'economia che non sulla sicurezza degli operatori. Noi con amore, con dedizione, con trasporto, con volontà di fare le cose giuste, cerchiamo di sopperire a tutto quello che manca, e sono tante le cose che mancano, tra quelli le condizioni per lavorare bene. Io personalmente lavoro di notte, e di notte ci sono tante difficoltà rispetto a quelle del giorno, no che di giorno i colleghi non ne hanno, ma di notte è difficile. Noi lavoriamo da soli in una pattuglia di notte che abbraccia un quartiere abbastanza grande, e dobbiamo sopperire sia alla stanchezza notturna, perché sei sempre da solo, non parli con nessuno, agli allarmi, ai controlli che devono essere effettuati in un certo modo e fatti bene. Ecco, fatti bene. Non avete neanche una radio in macchina. Ecco, questo è un problema, tranne qualche macchina, ma la maggior parte di esse sono tutte prive di radio autoveicolare. E noi abbiamo quelle personali che spesso, molto spesso, non riescono a collegarsi col ponte radio perché non prende in tutte le zone. Per esempio, io sono in una zona dove purtroppo, ahimè, non prende bene. Quindi quando succedono delle cose che hanno causato la morte di qualcuno di voi, lo si sa dopo un po' di tempo. Esatto, ha detto bene. Parliamo del collega Le Fosse. Di lui ne parlano tutti benissimo. Quattro figli. Sta di fatto che oggi il collega non c'è più, per via non sappiamo di cosa, ma comunque sì, i quattro figli non hanno più un papà, e questo era evitabilissimo se ci fosse stato il collega accanto, perché qualsiasi fosse stata la ragione, il collega accanto lo avrebbe aiutato, lo avrebbe guardato, lo avrebbe sorretto. Insomma, un collega accanto nel lavoro notturno è la salvezza di ognuno di noi.